sai che il cinema era muto? C'erano questi pannelli con le scritte che spiegavano che cosa diceva l'uno, l'altro e ti davano qualche indicazione. Non c'erano neanche dei montaggi effettivi, cioè tagli di inquadrature. Si piazzava la camera e si riprendevano quelle che venivano chiamate le vedute, cioè tutto l'insieme. Era questo il cinema all'inizio. Era un cinema che non rappresentava perfettamente il movimento con tutta quella fluidità. Figuriamoci i rallentamenti quando si filma 100 foto, 120 fotogrammi al secondo e poi rallenti e quindi vedi tutti i movimenti del, non so, dell'artista, dello sportivo. Non c'era questo. Non c'era il colore, non c'era il sonoro, men che meno tutto l'avvolgimento audio che oggi le grandi sale cinematografiche ti possono fornire, non c'era niente di tutto questo, eppure erano storie inguardabili. Oggi pensiamo che un filmato, una storia raccontata in quel modo non sia più attuale, eppure ci sono film ancora recentemente che hanno vinto dei premi Oscar e che hanno delle parti girate in bianco e nero o sono tutti girati completamente in bianco e nero, come per esempio Artist, un film che sicuramente conoscerai. Perché questo? Perché la storia della cinematografia non è come la storia della medicina. Se io oggi curassi attraverso dei salassi, no? Appiccico le sanguisughe nel corpo di un malcapitato in modo che estraggano sangue nel momento in cui lui sta male, questo era un modo col quale si curava una volta. Beh, oggi se un medico ti facesse sdraiare sul lettino e ti appiccicasse queste sanguisughe, tu telefoneresti o alla polizia o alla neurodeliri, no? Una delle due cose. Perché? Ma perché la medicina si è evoluta, perché ci sono cose che non si possono più praticare, sono assurde. Ci sono dei metodi che sono andati avanti. Così la chirurgia, eccetera, è la scienza. Ma nel campo artistico tutto convive. Puoi produrre oggi una storia straordinaria, muta in bianco e nero, perché no? Immagina una storia raccontata così oggi, che racchiude in sé tutta la semplicità visiva, non sforza lo spettatore. E soprattutto non appiattisce lo spettatore di fronte ad altre storie, tutte uguali, per esempio. Oppure puoi raccontare una storia attraverso il disegno, anche attraverso il disegno bianco e nero e senza colori. Tutto convive. Allora ci chiediamo, ma qual è il criterio attraverso il quale si può decidere in che modo non raccontare, ma presentare il tuo racconto, racconto che esiste a monte e indipendentemente dal modo con cui tu poi lo porterai alla conoscenza del pubblico. Rispondiamo a questa domanda. Beh, la scelta è determinata dal budget, sicuramente, ma da altre considerazioni anche intime. Nel rapporto tra racconto e spettatore. Intime vuol dire per esempio la poetica. Come tirare fuori la poetica, ammesso che ce l'abbia, che sia una forte componente di questa storia, come tirare fuori la poetica di questa storia affinché colpisca veramente lo spettatore. Ecco, allora noi lì possiamo ragionare sulle tecniche, ma lì ragioniamo sulle tecniche. Come esprimere il romanticismo che questa storia porta al suo interno? O al contrario, come limitare il troppo romanticismo che in certi momenti questa storia esprime? Come rappresentare la visione del futuro che questa storia contiene? Come ricollegarsi al passato? Ecco, allora lì noi possiamo discutere di quali
effetti, certo, quindi quali modalità, ma anche attraverso quali canali di trasmissione sono più utili e più idonei per questa storia. Quindi, quando io verrò da te, la prima cosa che farò per un certo periodo di tempo sarà di ascoltare, di ascoltarti e di indirizzare la conversazione verso quello che penso che dal tuo racconto io possa ricavare per raccontare delle storie veramente interessanti, pregnanti, profonde, che attirino davvero il nostro cliente, il futuro cliente, lo spettatore, il lettore, al mondo che tu vuoi rappresentare e che rappresenteremo insieme.